L'uomo è stato trovato nel giardino della sua casa in Via dei Laghi, a Nettuno, nella provincia di Roma. Per dare l'allarme a 112 erano alcuni vicini, che hanno sentito gli anziani gridare poco prima del tragico epilogo. Punto per il crimine. Le prime ipotesi che i carabinieri stanno esaminando la posizione di due uomini orientali. Secondo ciò che è stato accertato finora, sarebbero stati gli ultimi a incontrare la prima della morte. Accettare ad alcuni vicini, i due avevano perseguito a lungo e tagliato la vittima, con continue richieste di denaro. In passato Vetrano le aveva denunciate. Conosceva i suoi assassini. Il procuratore Velletri, che coordina le indagini sull'unità operativa della compagnia di Anzio, sta seguendo varie ipotesi sul motivo, tra cui quella rapina ed estorsione. Dai prime indagini sono emerse che avrebbe aperto la porta apre portai i suoi assassini. Alcuni testimoni hanno detto di aver sentito l'uomo discutere animatamente con alcune persone prima del crimine. Vetrano non avevano precedenti penali. Le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza dell'area sono in esame, che potrebbe aver ripreso la fuga degli assassini.